Andrei Godina, specialista. Dottore di ricerca in scienza, tecnologia ed economia nell'industria del caffè. Sono un caffè esperto, un assaggiatore professionista e anche assieme ad altri soci sono proprietario di una piantagione di caffè in Honduras, Finca Rio Colorado. La filiera di produzione del caffè è molto lunga. Tra le commodities che vengono prodotte e che noi tutti i giorni siamo abituati a bere, probabilmente in assoluto quella più distante geograficamente. I paesi di origine, che sono dislocati nella fascia tropicale del pianeta, distanti decine di migliaia di chilometri dai paesi di consumo, producono i chicchi della pianta del caffè. I chicchi poi viaggiano nei paesi di produzione dove con il processo di tostatura vengono trasformati da un punto di vista chimico e fisico per affrontare l'ultimo step di questa lunga filiera, ovvero sia la preparazione della bevanda, che avviene o nelle caffetterie, quindi con professionisti che la trasformano in bevanda, oppure nei luoghi domestici dove i consumatori, utilizzando i diversi metodi di preparazione, preparano la bevanda, così si dice, più bevuta al mondo. Il coltivatore in primis si occupa di gestire il vivaio, ovvero sia dove dal seme vengono prodotte le piccole piantine di caffè che poi vengono trasferite in piantagione a cielo aperto. Una volta che le piante sono gestite in piantagione, tutto l'anno l'agricoltore avrà delle attività da fare come la potatura, la fertilizzazione, fino ad arrivare una volta ogni 12 mesi alla raccolta del caffè, che può durare dai 4 ai 5 mesi, dove un esercito di raccoglitori raccolgono le ciliegie mature per poi essere lavorate e ottenere così il seme che, arrivato nei paesi d'origine, verrà tostato e preparato in bevanda. L'espresso sicuramente è quello più efficiente, quello più complesso e quello che riesce ad estrarre meglio i composti chimici del caffè tostato. In particolare la granulometria, ovvero sia la grandezza delle particelle del caffè, influiscono in modo importante sulla qualità di tazza. Non devono essere troppo sottili, quindi macinatura troppo fine, ma nemmeno troppo grossa. Un parametro importante che influisce sulla qualità di tazza è anche la temperatura dell'acqua, la pressione stessa fornita dalla pompa della macchina da caffè, il tempo di erogazione e il volume di bevanda. Tutti questi parametri messi assieme permettono di ottenere, se calibrati nel modo giusto, la migliore qualità. La Specialty Coffee Association è a livello internazionale in assoluto la coffee authority che in qualche modo diffonde la cultura del caffè di alta qualità. È un'associazione a livello internazionale che promuove la cultura di alta qualità del caffè arabica in particolare attraverso due pilastri di attività. Uno è il Coffee Skills Program, ovvero sia un programma di formazione per gli operatori di settore e per i consumatori che sono appassionati della bevanda, e un'altra colonna portante che è il World Coffee Event, ovvero sia la società che organizza i campionati baristi, primo fra tutti il World Barista Championship. Amo prendere il caffè, devo dire la verità, in tutti i metodi di estrazione, espresso primo fra tutti.